momento conclusivo bellissimo di questo percorso che è stato School Up, quindi questo percorso della piattaforma web schoolup.it che abbiamo potuto sperimentare e che permette ai ragazzi di fare un percorso di autoimprenditorialità e passare da quella che è un'idea sul post-it alla realizzazione della loro startup. La sperimentazione ha interessato due scuole pilota di Potenza, il Nitti e il Gianturco, ed oggi come evento conclusivo di tutto questo percorso i ragazzi hanno esposto le loro idee e abbiamo premiato i team vincitori grazie alla sponsorizzazione della banca Montepruno con dei premi in cultura, così che l'augurio sia quello appunto che continuino verso questa strada. Chi lo sa, qualcuno di loro riuscirà a crearselo da solo il lavoro. Una giornata veramente interessante all'insegna della vivacità del nostro territorio. I ragazzi di Cervellotic con School Up hanno dato oggi un segno di vitalità del quale noi associazioni del territorio e banche del territorio abbiamo necessariamente bisogno. Affiancare questo tipo di iniziative vuol dire credere nel territorio. La banca Montepruno nella città di Potenza da un po' di tempo ha iniziato questo percorso e l'associazione Montepruno Gione al fianco della banca fa altrettanto. Mi chiamo Federica Nardiello, faccio parte della terza B Francesco Saverio Nitti, è un istituto tecnico e lavorando abbiamo creato una startup chiamata Party Up. Party Up è stata chiamata così perché ci informa su feste, eventi nelle proprie vicinanze. Buongiorno a tutti, sono Tiziana Lacava e frequento il terzo liceo delle scienze umane Gianturco. Il progetto che ho presentato è Flipped Classroom, ovvero una classe capovolta che aiuta gli studenti online a recuperare tutti i tasselli che durante la lezione vengono persi. Buongiorno, sono Giulia Scavone, frequento il terzo anno del liceo delle scienze umane Emanuele Gianturco di Potenza. Il progetto che oggi ho presentato e che ha vinto il terzo premio è Bassop, un dispositivo da inviandare ad ogni fermata dell'autobus che dà informazioni in tempo reale di orario e situazione dell'autobus. Inoltre permette di acquistare biglietti e abbonamenti e permette di potersi iscrivere al nostro sito. Buongiorno, mi chiamo Tetta Dinolfi e vengo dalla terza B dell'Istituto Superiore Francesco Saverio Nitti. Ad oggi abbiamo presentato la nostra startup, ovvero Party Up, un'app che ci informa sugli eventi e le feste nelle nostre vicinanze. Abbiamo deciso di creare questa startup perché abbiamo riscontrato tra i giovani il problema della non socializzazione e di non sapere come divertirsi. Io sono certo che se loro continuano il loro percorso andando avanti nel tempo, alcune delle loro idee sono veramente finanziabili e potrebbero diventare delle imprese vere e proprie, delle aziende vere e proprie, con nulla da invidiare sul territorio sia italiano che oltre. Quindi gli faccio il mio augurio e devono essere solo tenaci in quello che fanno. Salve a tutti, mi chiamo Donato Tedesco, sono della terza B e ho presentato la startup Dove ti vesti. L'obiettivo di questa startup è quello di facilitare la ricerca di negozi per ogni persona. Infatti, cioè, molte volte non è molto facile trovare negozi adatti a noi senza necessariamente girarli tutti. Ringrazio i tutor per averci offerto questa esperienza che ci potrà servire nel futuro quando usciremo dalla scuola. Grazie mille Ivo e Ciccio, ci avete seguiti nonostante forse eravamo un po' casinisti. Grazie mille, ci avete insegnato molto. I tutor di School Up ci hanno aiutato molto e vanno ringraziati anche per il modo con cui ci hanno aiutato negli argomenti più difficili ad apprenderli e a conoscere nuovi mondi. Ringrazio soprattutto i tutor di School Up perché ci hanno insegnato molto e questa si è rivelata un'esperienza molto positiva in quanto ci potrà servire anche in futuro. Unici, grazie di tutto. Continuate così e buoni lavori. In bocca al lupo per tutto.